Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, vi starete domandando come mai sto inquadrando una zucca. Il motivo è molto semplice: stamattina voglio fare con voi un esperimento. Infatti, nei giorni scorsi ho letto che volendo la zucca si può cuocere così integra, senza tagliarla, direttamente in forno. Questo metodo, che io non ho mai provato, per quanto riguarda la zucca, mi ha incuriosita tantissimo perché lo trovo utile sotto più punti di vista. Intanto mi sembra un ottimo metodo per portarci avanti nelle preparazioni, nel senso che se noi cuociamo una zucca intera abbiamo poi un bel po' di polpa a disposizione per più ricette. E il secondo motivo per cui mi è parso utile è proprio un fatto di risparmio, nel senso che se noi abbiamo acceso il forno in cucina, adesso mi riferisco a quello classico che abbiamo appunto tutti quanti in cucina, e l'abbiamo acceso per un'altra preparazione, possiamo andare intanto a inserire la nostra zucca intera e sfruttare così il forno per due cotture differenti, oltre che portarci avanti con le preparazioni. Ma lo stesso discorso vale anche per chi come me ha una stufa a legna e la adopera per riscaldarsi. So che siete in molti e appunto se ce l'avete saprete che quando è accesa il forno della stufa a legna è sempre caldo e quindi mi sembrava un ottimo metodo per sfruttare due volte la legna, quindi sia per il riscaldamento che per la cottura. Ormai avrete capito che questi trucchetti, chiamiamoli così, mi piacciono davvero tanto, come anche le patate cotte alla brace, le cipolle cotte alla brace, eccetera, eccetera, mi sembrano ottimi metodi per portarci avanti, ma anche per sfruttare al massimo ciò che abbiamo. Oggi io, non avendo acceso il forno in cucina, vado a sfruttare quello della stufa a legna, quindi vediamo come verrà. Allora ragazzi, ho tolto da qualche minuto la zucca dal forno, vi dico la verità, me la sono un attimo dimenticata, quindi spero che non abbia cotto troppo. E volevo farvi vedere comunque che per vedere se è cotta basta semplicemente bucarla con la forchetta. Come vedete, si buca alla perfezione. Adesso proviamo ad aprirla e speriamo bene per quanto riguarda la cottura. Sì, è andata bene ragazzi. Temevo proprio perché me la sono dimenticata che avesse cotto troppo, forse qua proprio leggermente, no, però va benissimo, è venuta bene, sono proprio soddisfatta. Adesso la lascio raffreddare un po' perché è ustionante e poi la vado a pulire semplicemente con un cucchiaio. Allora, volevo darvi un paio di indicazioni sui tempi e sulle temperature. La mia ha cotto per più di un'ora, ma sono onesta, penso che avrei potuto tranquillamente toglierla anche prima, solo che purtroppo, come vi ho detto, me la sono dimenticata. La temperatura del forno, ha oscillato tra i 180 e i 200 gradi, ma io penso che il classico 180, vada benissimo per questo tipo di cottura. E comunque, come vi ho detto prima, per controllare se è cotta basta infilzarla con una forchetta, uno stuzzicadente, quello che volete, anche perché la cottura varia molto dal tipo di zucca che avete, dalla dimensione della zucca, però sono innamorata di questo metodo, anche perché è ottimo per sfruttare il forno veramente fino in fondo, anche il forno in cucina, parlo di quello classico. Penso ad esempio a ieri che ho fatto la pasta al forno, avrei potuto tranquillamente infornare insieme anche la zucca e sfruttare in questo modo il forno per due cotture diverse. Thank you.
ragazzi, dalle riprese di questa mattina sono passate parecchie ore, infatti sono già le 6 di pomeriggio. Adesso ho tirato fuori le scatole che contengono le giacche, sia mie che di Luca, e infatti voglio metterle insieme a voi all'interno dell'armadio che ieri abbiamo pulito insieme. Ho visto che alcuni di voi mi hanno consigliato di spostare quell'armadio dalla camera da letto al disimpegno, ma non lo metterò lì perché lì c'è già un armadio, sempre un armadio che abbiamo trovato all'interno di questa casa, che manterremo e sappiamo già che cosa metterci. Quando poi mi occuperò di quella disposizione vi farò vedere. E niente ragazzi, direi di salire e di iniziare a riordinare tutto quanto. Allora, come avete visto, ho iniziato ad appendere le giacche. Devo dire che ne manca qualcuna all'appello, sia mia che di Luca. Non so onestamente dove saranno finite. Comunque appena le ritrovo le vado a sistemare. Alcune erano già coperte, come vedete le avevo coperte a Savona, altre invece erano senza copertura. Devo dire che io le giacche le preferisco tutte quante coperte. E avevo tra l'altro visto proprio per questo scopo un accessorio molto carino su Amazon, magari prima o poi ci faccio un pensierino. E mi sembrava organizzato un po' meglio di come l'ho fatto io, perché io ragazzi ho usato dei semplici sacchetti trasparenti. E quindi vi dicevo, ho messo da un lato le giacche di Luca, dall'altro le mie giacche e poi sotto ho messo le mie mantelline. E stavo pensando poi a come sfruttare il resto dello spazio. Adesso devo vedere, ci sono anche dei cappelli, non sarebbe male metterli qua, magari con delle ceste. Effettivamente cappelli e sciarpe qua potrebbero stare bene. Non è male, perché con giacche e tutto, anche là sopra c'è uno spazio, solo che è un pochino scomodo, non è vero, non resta proprio comodissimo. Là sopra ci andrebbe qualcosa che si usa veramente poco, non qualcosa di quotidiano come una giacca, una sciarpa, un cappello e così via. Vediamo. E poi c'è anche questo spazio qua sotto che vedete, si ottiene anche andando proprio ad alzare il legno. Anche questo stavo pensando poi bene a come sfruttarlo. Ancora non lo so ragazzi, perché anche questo comunque, se voglio sfruttare quello, potrei anche mettere le mantelle qua sotto. Sì, effettivamente forse risulta più comodo metterle lì sotto e alzare questo e qua lasciare libero. Però mi dispiace anche non sfruttare questo ripiano, perché comunque vedete di spazio tra il ripiano e le giacche ce n'è abbastanza. Scusate, qua fa un po' più di fatica a mettere a fuoco la videocamera, però se io sfrutto questo spazio poi diventa molto difficile alzare questa per sfruttare quello al di sotto, che effettivamente mi sembra un po' di più. Ma vediamo, adesso devo vedere perché mancano ancora un po' di cose, vi dicevo, all'appello che non so dove sono, e poi valuterò col tempo. Ragazzi, adesso siete entrati proprio in uno dei miei monologhi interiori quando cerco di decidere che cosa fare e cosa non fare, ma poi alla fine il tempo è la risposta, perché bisogna, come vi dico sempre, viverle le cose per capire qual è la soluzione più comoda. Però ragazzi, già vedere delle giacche appese mi dà l'idea un po' più di ordine, di... devo dire, mi fa tirare un sospiro di sollievo. Visto, ho iniziato a sistemare un po' di vestiario all'interno del nostro comò.
Nel progetto che mi sono fatta, che è un progetto totalmente teorico, perché poi devo vedere in concreto come vanno le cose, come ci troviamo e soprattutto devo anche vedere quante cose abbiamo realmente, perché ragazzi non me lo ricordo più, vi dico la verità. E comunque, vi stavo dicendo, nel mio progetto teorico all'interno del Comò ci vanno i maglioni. E visto che le scatole che ho preso per mettere a posto le giacche contenevano anche dei maglioni, ho detto vabbè, ne approfitto, già che sono qui, mi tolgo un po' di cose da mezzo e inizio a mettere in ordine. E devo dire che sistemando tutto quanto ho già trovato qualcosina che non mi interessa più e devo dire che fare traslochi, comunque riorganizzare è un ottimo modo per valutare tutti quanti i capi che abbiamo. Io non li elimino mai nel vero senso della parola, a meno che proprio non si tratti di qualcosa di disastrato, rovinato, che si è proprio rotto in modo irrimediabile. Di solito regalo alle persone che conosco, che magari sono interessate, insomma faccio vedere, poi se tra le mie conoscenze non c'è nessuno che è interessato, porto tutto quanto all'usato e vi consiglio di fare lo stesso perché è veramente un peccato buttare via così senza un vero e proprio motivo e solo perché una cosa non ci piace più, non ci rispecchiamo in questa cosa. Ecco, ai capi si può dare sempre nuova vita. Avevo portato anche delle cose in parrocchia, solamente che adesso per il fatto del Covid qua da noi non le accettano più. Vorrei vedere qualche altra parrocchia, non so se è una cosa onestamente generale o ogni parrocchia decide. Comunque, e come avete visto abbiamo anche spostato il settimino, l'abbiamo messo lì, ma non so se resterà lì. Sono ancora un po' combattuta, anche perché mancano delle cose qua in camera, quindi non riesco a farmi un'idea ben chiara, quindi non so se lo lasceremo lì, se lo sposteremo di lato come era nel video di ieri e come l'abbiamo tenuto durante tutto questo periodo, non lo so, devo vedere un attimino la stanza più arredata, più a posto per farmi un'idea chiara. Piano piano però devo dire anche questa stanza inizia a prendere forma. E questo mi fa davvero piacere, ragazzi, perché non avere i vestiti organizzati, ma avere un po' qua, un po' là, era veramente molto molto caotico, soprattutto da quando ci siamo trasferiti al piano di sotto, da quando abbiamo smesso di dormire di sopra, abbiamo dovuto portare tutto giù, quindi veramente una confusione tra scatole, veramente roba dappertutto, ragazzi. Allora ragazzi, noi siamo arrivati alla fine della nostra giornata. Volevo filmare qualcosina in più, ma poi con Luca ci siamo messi a lavorare a un video, un suo video, che voi sicuramente, anzi ragazzi, avete già visto e mi riferisco al video che è uscito sul suo canale, Dell'orchidea. esatto, dove parliamo dell'orchidea, ma non parliamo solo dell'orchidea, vi facciamo vedere anche come abbiamo deciso Sì. di disporla e a me ragazzi questa È molto disposizione bella. è bellissima, non perdetevi questo video perché se avete anche voi un po' di orchidee a casa, È un non... metodo un po' alternativo. sì, e fa un bell'effetto, fa proprio un Sì. figurone. E a proposito di piante, vi devo dare una notizia proprio spiacevole. Vi ricordate il progetto di cui eravamo super felici, super contenti, super soddisfatti della scala con il Pothos? Ecco, il Pothos è ancora vivo, premessa, c'è ancora, sta bene, però dicevo, ha retto bene all'inizio, poi quando abbiamo iniziato a Ah, accendere tanto tempo durante il giorno la stufa, ha iniziato a soffrire. sì, perché comunque sopra fa tanto caldo. Sì, poi quando vedrete comunque tutto quanto com'è finito, eccetera, eccetera, vi renderete bene conto degli spazi, ecco, diciamo così. La scala è al centro della sala e comunque rimane Eh abbastanza sì, vicina. vicino Noi alla stufa. non avevamo pensato che il calore salendo andasse proprio tutto in quel Sì. punto e anche spruzzando ripetutamente al Sì, giorno le foglie del Pothos. Si seccava tantissimo, proprio pativa che c'è un la... ambiente troppo è secco. caldo, soprattutto È secco caldo? Sì, comunque. secco e caldo. Non bastava neanche l'umidità data dallo spruzzino e infatti stava dando tutti i sintomi della carenza di umidità. Sì, si seccavano proprio le foglie. Esatto, e quindi a malincuore l'abbiamo tolto da lì. Io sono convinta che questa pianta d'estate, in primavera e...
la prima parte dell'autunno, diciamo così, potrebbe reggere benissimo sulla scala, perché vero, quando non accendevamo la stufa, un gioiello era, ragazzi. Quella è, diciamo, una posizione un po' difficile da mettere qualcosa. Infatti io sarei tentata, ma Luca l'idea non piace e ha ragione, lo capisco ragazzi, però sarei tentata di mettere le piante finte, però ne abbiamo tante belle vere, ragione. Sarebbe da andare su una pianta, diciamo, grassa, tra virgolette, sì. Ricadente. Però... Tipo quella che abbiamo lì, non è male quel genere lì. Non lo so però se reggerebbe comunque con quel tipo di temperatura e di clima. Comunque quelle non hanno bisogno di tanta umidità, quindi... Si potrebbe fare una già prova, un ambiente più dici? Si potrebbe fare una prova, già un ambiente più secco e già più loro habitat, diciamo. Sì, si potrebbe comunque provare, vedere come reagisce. Sì. Il Pothos, ragazzi, mi piaceva tantissimo. Infatti, fino all'ultimo abbiamo provato, io spruzzavo tutti i giorni, è vero? Spruzzavo come una matta il Pothos. Però no, purtroppo si creava un clima per lui. È troppo secco, troppo. Infatti, appena l'abbiamo tolto, si è ripreso. Proprio, ed è sempre in sala, ragazzi, per dire, no? Però era proprio quella posizione che purtroppo. Non lo so, potremmo fare comunque anche una prova con le piante finte che avevamo a Savona. Sì. Noi a Savona, se vi ricordate, avevamo sopra il tavolo due mensole. Sopra il tavolo da pranzo, lo stesso che abbiamo qua adesso, due mensole con delle piante finte, tipo cosa simulavano? Edera? Più o meno. Comunque simulavano piante ricadenti, molto belle, e le avevamo messe finte perché sopra il tavolo dove mangiavamo non ci piaceva l'idea di mettere una pianta vera, perché comunque può cadere qualcosa, qualche fogliolina, può attirare qualche insetto, insomma non ci sembrava il caso. Potremmo fare, se le troviamo, non so più dove sono, potremmo fare una prova. Sì. Anche se erano abbastanza piccole, sì. Però giusto per vedere l'effetto, se ci piace oppure perché l'altra idea che ho avuto è proprio di togliere la scala e di metterla da qualche altra parte. No, invece su questo, ragazzi, non sono d'accordo, perché qua sta una favola. È proprio perfetta qua la scala, con le travi in legno, centrata. Vediamo ha proprio un fascino che mi piace tantissimo. Comunque faremo di sicuro delle prove, vi coinvolgeremo anche in queste prove, ma ci tenevo ad aggiornarvi. Adesso noi vi salutiamo perché ci aspetta una notte da favola, un'altra notte, amore mio, sul divano. La tua gioia e la mia gioia, ma manca poco all'arrivo del materasso. Speriamo. Manca poco, ragazzi, io sogno da giorni, anzi l'altra notte. Dovrebbe arrivare dopodomani, sì, speriamo. È vero. Speriamo. Io l'altra notte ho proprio sognato che stavo dormendo nel nostro letto, mi sono svegliata, ho visto il divano, ho detto no, basta, cioè, ho il trapezio che è un fascio di contratture, i lombari, peggio mi sento, ragazzi, no, il divano letto va bene per una o due notti, ma da quant'è che stiamo dormendo? Una settimana. Ma che una settimana, Lu? Molto di più! Ma Lu, una settimana! Ma saranno tre settimane che siamo qua sotto? Così tanto? Sì! Saranno tre settimane almeno. Così tanto? Sì. Almeno tre settimane. Poi faccio il conto, ma se ora così a mente mi viene da dire che percezione che abbiamo. Bene, ragazzi, detto questo, vi saluto. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto, di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo domani in un nuovo video.